Ameria Radio presenta La ricerca diventa arte. Ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. A cura del Centro Ricerche Musicali Ludwig van Beethoven.it. La ricerca diventa arte. Ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. Seconda puntata. La meravigliosa storia del Max Bertz di Beethoven. A quanto ci riferisce Nottebohm, nel 1808 o forse anche prima, Beethoven si era accordato con il poeta e scrittore Collin per musicare un libretto tratto dal Macbeth di Shakespeare. Il poeta scrisse il primo atto, che fece stampare nel Wiener Hoftheater Taschenbuch, nel 1809, ma detto libretto non andò oltre la metà dell'atto successivo, perché, secondo quanto riportato da Matteo von Collin in una nota aggiunta alla raccolta delle opere del fratello, l'opera minacciava di diventare troppo truce. In un foglio che appartiene agli schizzi preparatori per la Sinfonia Pastorale, conservato nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino, si trova un lungo abbozzo musicale. Non può non riferirsi al coro delle streghe con il quale incominciava il libretto di Collin ed è seguito immediatamente dagli abbozzi per il largo del trio per pianoforte, violino e violoncello, opera 70 numero 1. Il testo da cui prende spunto l'abbozzo è il seguente. Atto primo. Zona di montagna boscosa. Tutta la scena si riempie di nuvole. Le streghe vengono volando a cavallo di aquile e grifoni. Dove infuriano le tempeste selvagge? Prima in alto, poi in basso, nel multicolore brulichio della terra. Mai quiete. Gira intorno, tutto intorno. Balenano lampi, crepitano tuoni, sbadigliano aperte le fauci dell'inferno. Gira intorno, tutto intorno. Ecate nell'aria. Che schiamazzo è questo? Che tracotanza! Vi siete dimenticate della madre? La contiguità, la contemporaneità e l'identità nella tonalità dell'abbozzo con quelli immediatamente seguenti del largo del trio inducono a supporre, dice Nottebohm, un'associazione di stati d'animo. Se Beethoven, da una precedente lettura del libretto e dal pensiero del terrificante dramma shakespeariano, possa essere stato portato allo spettrale tono del largo del trio o viceversa, è difficile da stabilirsi. In un secondo foglio contenente abbozzi per le rovine di Atene, quaderno detto Peter, si trova questa annotazione. L'Overture Macbeth sfocia nel coro delle streghe. Il quaderno di appunti risale probabilmente al settembre del 1811 e fu portato da Beethoven a Teplitz, dove trascorse l'estate. Ovviamente non gli giunse la notizia che Collin era morto il 28 luglio dello stesso anno e quindi non avrebbe mai potuto portare a termine il libretto. Tuttavia, l'attore Heinrich Anschutz, nelle sue memorie, riferì di aver avuto una conversazione con Beethoven nell'estate del 1822 sulla messa in musica di Macbeth. In questo caso, probabilmente, non si trattava del progetto operistico del 1808, ma di musiche di scena per la tragedia di Shakespeare. Tuttavia, l'attore Heinrich Anschutz, nelle sue memorie, riferì di aver avuto una conversazione con Beethoven nell'estate del 1822 sulla messa in musica di Macbeth. In questo caso, probabilmente, non si trattava del progetto operistico del 1808, ma di musiche di scena per la tragedia di Shakespeare. L'Overture, ricostruita da Albert Willem Holzberger, musicista olandese che con lo statunitense Mark Zimmer condivide la conduzione del sito www.unheardbeethoven.org, fu eseguita per la prima volta a Washington nel 2001
e successivamente a Rennes nel 2002. Vogliate ascoltare l'Overture Macbeth, Biamonti 454, nell'esecuzione dell'Orchestra di Sassari, diretta da Roberto Diem Tigani. Thank you.
L'Ouverture Macbeth è stata eseguita in Italia in prima assoluta pubblica il 14 settembre del 2022 a Potenza, presso il Teatro Stabile. La riduzione per ensemble strumentale a cura di Giovanni Claudio Traversi ha preso spunto dalle versioni di Roberto D.M. Tigani, compositore e direttore d'orchestra, che ha elaborato la versione di Albert Wilhelm Holzbergen. Il concerto, patrocinato dal Comune di Potenza, rientra nel cartellone della stagione concertistica I Nuovi Fiori dell'Accademia, che ha ottenuto il riconoscimento del Ministero della Cultura, Direzione Generale Spettacolo, per il triennio 2022-2024. Vogliate ascoltare l'Ouverture Macbeth nella versione cameristica di Giovanni Claudio Traversi, Ensemble Accademia Ducale, Michele Fiore, flauto, Maria Mark Vasquez, oboe, Erminia Nigro, clarinetto, Marco Coviello, fagotto, Antonio Fracchiolla, corno, Fabio Macchia, timpani, Francesco Cicolecchia, primo violino, Mirko Palmieri, primo violino, Michele Barbieri, primo violino, Ludovica Del Bagno, secondo violino, Davide Moro, secondo violino, Maria Grazia D'Agostino, secondo violino, Carmine Caniani, viola, Rosalba Potenza, viola, Vito Stano, violoncello,
Vincenzo Lioi, violoncello, Giuseppe D'Amico, contrabbasso, direttore Simone Genuini. Thank you.
Largo dal trio in re maggiore per pianoforte, violino e violoncello, opus 70, del 1808, non oltre il tardo autunno. Il manoscritto originale del trio è conservato nella Deutsche Staatsbibliothek di Berlino. Gli abbozzi, così come quelli del Macbeth, sono contenuti nel quaderno della Sinfonia Pastorale. Come abbiamo già detto, lo spunto del secondo tempo del trio figura fra gli appunti per l'ouverture Macbeth. Unica pagina grave dei due trii, opus 70, il largo del primo trio ha una fisionomia tutta sua particolare, che la distingue da ogni altra. Si potrebbe pensare che l'ampiezza e varietà di contenuto, con tutti i perfezionamenti ed approfondimenti di carattere formale ed ideologico apportati in 15 anni di evoluzione artistica, appartengano all'ultimo periodo compositivo beethoveniano. Invece, i trii furono concepiti nel grande periodo eroico centrale nella vita del compositore. È indubbia la connessione con qualche impressione del Macbeth shakespeariano, da cui il titolo di Trio degli Spettri, con cui spesso l'intera composizione è designata. Vogliate ascoltare il secondo movimento largo del trio per pianoforte, violino e violoncello in re maggiore, opus 70 numero 1, nell'esecuzione dello Eliges Biasius Trio. Thank you.
Ameria Radio ha presentato La ricerca diventa arte. Ripensare all'essere umano attraverso la creatività beethoveniana. A cura del Centro Ricerche Musicali Ludwig van Beethoven.it.